Ciao a tutti, come sapete da qualche tempo ci stiamo occupando dei Ficobus, gli autobus di Tiper che stanno girando praticamente vuoti. Oggi si sveglia anche il sindaco Merola, sentite con quali dichiarazioni. Quella benedetta navetta è già stata pensata per un anno sperimentale, è previsto che ci sia più gente il sabato e la domenica, è previsto che si fermi in fiera. Qui siamo pieni di esperti, ma buona, eh? E tutti invece di pensare a come potrà andare male, ci aiutino a pensare come potrà andare bene. Nei paesi normali i mezzi pubblici vengono pianificati a seconda dei fabbisogni e non il contrario. Perché non è a costo a carico pubblico quella roba lì. Falso. I Ficobus, questi autobus da 18 metri, sono stati finanziati in parte dalla regione e in parte da Tiper, con un contributo per la regione di 3 milioni di euro e il restante 1,3 milioni da Tiper. Tiper che è partecipata sempre dalla regione, dal comune e dalla città metropolitana che detengono il 95% delle quote. Sono soldi pubblici. Ha un suo iter di un anno sperimentale. Allora, se uno un anno fa ha detto che è sperimentale, volete aspettare che finisca l'esperimento? Oppure volete già dirci che siccome può andare male, andrà male? Ma veramente, ma buona. Purtroppo che la sperimentazione stia andando male, non lo diciamo noi, ma ce lo dice Tiper. Infatti, sui Ficobus gira una media di 6 persone a corsa su 148 passeggeri che potrebbe contenere. Non solo, abbiamo fatto un ulteriore accesso agli atti per avere dei dati più recenti, la risposta ci è arrivata parziale e incompleta, ma sembra che i dati siano addirittura peggiori. Adesso tutti a discutere se le navette funzionano, ma volete trovare un po' di equilibrio nella vita o avete bisogno solo della polemica del giorno? E non è obbligatorio che il pubblico metta a disposizione degli autobus per Fico. Se Farinetti vuole delle navette da 6 persone, se le può anche pagare da solo. Aspettate, secondo me sta andando bene, se andrà male, poi tutti quelli che sono contrari potranno dire io l'avevo detto, bravo, applauso. 6 persone su 148 su autobus nuovi e ibridi, secondo il sindaco di Bologna, è un esperimento che sta andando bene. Caro Merola, è evidente che avete fatto male i vostri conti, quindi perché continuare a sprecare soldi pubblici? Fate come ha chiesto il Movimento 5 Stelle e ridate questi autobus ai loro legittimi proprietari, i cittadini, facendoli girare nei circuiti normali e sulle linee affollate o poco efficienti o che non funzionano.